carino. Allora, salve amici del tubo, chiudi, e benvenuti in questo 8° episodio di Cubase 5, come creare un brano da zero. Allora, cosa faremo in questo video? Perché con questa chitarra così aggressiva? Perché in questo video registreremo sull'ultimo blocco del brano, registreremo una chitarra distorta in power chord. Una chitarra distorta in power chord, perché l'altra volta vi avevo detto che volevo fare il brano un po' in crescendo, per cui parte piano, sul secondo blocco entrano gli archi che comincia a crescere di sostanza, ok, ho messo un po' solo con gli archi, ho messo solo un po' di più di carne al fuoco, e finiamo col terzo blocco nel quale c'è un rimane tutto quello che c'è: chitarra arpeggio, chitarra acustica e basso, but e archi, but nell'ultimo blocco appunto del brano ci metterò una base di uno strato, ok, di chitarra elettrica distorta, per dare sostanza a un po' più di sostanza ad un eventuale fraseggio o assolo che tu voglia fare con la tua chitarra in modalità distortion. Oh yeah, va bene? Allora, una cosa sola. Non ho preparato le tab al momento, perché in questi giorni sono un po' incasinato. Scusate, in questi giorni sono un po' incasinato, non ho fatto in tempo a preparare le tab di quello che farò con la chitarra elettrica distorta sul terzo blocco. Ma attenzione, colpo di scena, arriveranno entro il prossimo ventennio. No, sto scherzando, arriveranno entro breve le tab dei power chord che userò, e farò anche dei fraseggi, li sentirai. Farò anche dei piccoli fraseggi, ma sono solo di niente di che, sono solo di sostegno, niente di allucinante, impossibile. Quando speriamo presto, riuscirò a fare queste tab, le metterò qui sotto come al solito. Intanto scaricati tutte le tab, se non l'hai ancora fatto, di tutto il lavoro che abbiamo messo dentro, e basta, che dire. Allora io mi fermo qui adesso. Immediatamente dopo questa presentazione arriverà la schermata con la registrazione, e vi saluto già adesso. Noi ci vediamo al prossimo video, all'episodio, la puntata è uguale, l'episodio numero 9, nel quale cominceremo a dare una equalizzazione, provare a dare un'equalizzazione a tutti i suoni che ho buttato dentro. Che altro dire? Ah sì, no, scusami, no. Ho detto una stupidaggine, quello partirà dal 10. Nell'episodio 9 faremo nell'episodio 9 che cosa faremo? Faremo fare alla batteria di batteria, perché adesso come la vedi è piatta come un'autostrada, faremo fare dei fill, ok? Dei fill in e fill out, e vediamo che succede, dai. Nell'ultimo blocco poi ho intenzione di variarla proprio la ritmica della batteria, ok? Di fargli fare un gioco diverso rispetto a quello che fa per tutto il resto del brano. Nulla, noi ci vediamo presto al prossimo episodio. Vai con la registrazione della chitarra in power chord. State bene? Check it out. Ciao. Sigla. E in culo anche il jazz.